Buongiorno ragazzuoli, come state? Io sono in parcheggio, sono appena arrivata in parcheggio, adesso aspetto che arrivi la navetta e poi vado verso lavoro, penso che farò colazione fuori perché ho veramente fame e ho pausa alle 2, quindi mi conviene fare colazione. E la mattina presto presto faccio fatica, cioè presto presto non è che mi alzo all'alba, però la mattina presto presto, quando poi mi metto lì, faccio brigo. Oggi poi ho perso un botto di tempo a fare questo make up, che non si vedrà mai, vabbè. E ci ho perso veramente tanto tempo perché era la prima volta che provavo la palette. Non so neanche cosa sia venuto perché, ripeto, non mi vedo praticamente. È anche un po' scuretto per essere sabato mattina alle 9. Però non importa, devo arrivare fino a questa sera. Le labbra sono venute estremamente enormi, secondo me. Soprattutto sotto, sono andata troppo sotto. È che ho fatto così, no? E mi si è fatto anche tutto sotto, vabbè. Comunque, questo è un rossettino del kit di Natale dell'anno scorso di Too Faced. Ed è bellissimo, mi piace un sacco. E poi è profumatissimo. Ed è anche zuccherato. I miei problemi mentali, lo so. Non so se ci sta molto bene col make up, ma chi se ne frega. Per oggi andrà così, tanto sicuramente andrà via poi durante la giornata, quindi. E niente ragazzuole, cosa vi volevo dire? Nulla. Oggi è una giornata bella di sole, quindi probabilmente ci sarà gente, io lo spero, sotto un certo punto di vista, perché, beh, sotto più punti di vista in realtà. Perché comunque, insomma, se guadagni il negozio, forse continuo anch'io, altrimenti la vedo dura. Giustamente, no? No, però a parte gli scherzi, anche perché ti passa meglio la giornata. Di cose da fare in un negozio ce ne sono sempre, lo sapete, ve l'ho sempre detto nei vari lavori che ho fatto. Non è che, per chi poi fa la commessa, credo che lo sappia, cioè non è che se non c'è gente non hai proprio niente da fare, ok? Però ovvio, se c'è gente ti passa di più, parli con qualcuno, poi se ti piace quello che vendi sei già avanti di mille passi, insomma, ecco. E quindi nulla e basta, cari. È arrivata la collezione di Olaf da Thun in generale, lasciate stare il negozio, però in generale è arrivata la collezione da Thun e forse è vendibile dal 3, forse teoricamente vendibile dal 3 dicembre. Io mi sono già messa via Olaf perché lo amo. Costa parecchio per essere una statuetta di 10 centimetri, però è molto molto bello, bisogna dirlo. Poi lo sappiamo, già la statuetta così magari sarebbe costata 29 25 90, una cosa del genere. Il fatto che sia in collaborazione con Disney l'ha fatto lievitare a 39. Mi ricordo di 39,90 o 39, però insomma lo prenderò più avanti, intanto, perché appunto si può vendere dal 3 dicembre, però è bellissimo. Ho visto anche Anna e Elsa insieme, e Anna e Elsa sinceramente insieme grandi non mi fanno impazzire, piuttosto prenderei le piccole. Più che altro non capisco perché nel grande non ci abbiano messo in mezzo anche Olaf e perché non abbiano fatto Sten. Vedete che non mi ricordo mai il nome della renna. Vabbè, io ho i miei problemi. E poi con i nomi lo sapete che non ci so molto fare. Detto questo, basta. Sono 3 minuti che blattero, 4 minuti che blattero, quindi insomma, ecco, niente. Io vi mando un bacione. Penso che vi farò vedere la colazione, per quanto ve ne possa interessare, però insomma così, per dirvi. E dopodiché ci vediamo, suppongo, per il pranzo. Non so se per qualche considerazione o solo per farvi vedere, non so che cosa mangerò. E anche se probabilmente andrò a prendermi il riso con le verdure dell'altra volta, che mi era piaciuto tanto. E non costa neanche tanto, perché insomma siamo sui 6,50 euro, una cosa del genere. Ed è riso basmati con un po' di verdure ed è veramente buono. Buono buono. E anche una cosa diversa, insomma, da mangiare, cosa che di solito io non mi faccio a casa perché non ho pazienza di mettermi là a farmi le varie verdurine, le cose, loro lo fanno per tante, quindi è diverso ovviamente. E nulla. E poi ci rivediamo stasera con la solita noiosa vita della Raw. Dai, sto scherzando. Beh, no, in effetti è un po' noiosetta. È molto abitudinaria. Però va bene così. Se sono abitudini buone, meglio così. A dopo, ciao.
E niente, la mia vita è talmente noiosa che non ho avuto più nulla da dirvi e quindi mi ho mostrato la colazione, il pranzo, la cena, la birra che tra parentesi è buonissima, questa qui l'abbiamo assaggiata per la prima volta appunto l'altra sera e nulla, poi alla fine ci siamo visti Klaus su Netflix e ci siamo rilassati un po' così. Non ho più parlato perché come al solito ho la mia testa da cavolo, però insomma niente dai, si sta in compagnia e ci si rilassa così, cosa volete che vi dica? Però vabbè, questa è la mia vita di tutti i giorni, anche perché annoiarvi con parole inutili, come sto facendo ora in realtà, però vabbè. Eccoci qui, beh, eccoci qui, sono io, so che faccio per due, ma sono solo io. Oggi tutta blu, questo non so se si nota tanto, ma è un blu scuro. Jeans, le scarpe saranno nere purtroppo, ma vabbè. Questa qui è una delle magliette di chiavi presa l'anno scorso che ha il fiocchettino per dietro. E niente, ho usato di nuovo la palettina di Pat McGrath, questa volta ho usato soltanto un colore e ovviamente è quello principale. Ma è bellissimo. Gli ombretti di ieri che ho usato ieri hanno avuto veramente una bellissima resa. Ora niente, scappiamo. A dopo. Abbiamo fatto un saltino da Ikea. Guardate che carino! È bellissimo. Non le prenderemo oggi, ma forse ho trovato le tende per la cameretta. Sarebbe bello farla doppia con la rossa dietro o poi vedremo eventualmente un altro colore con davanti questo, così i disegnetti vengono messi in risalto. Molto molto bello. Grazie Ikea per le idee geniali. Oddio geniali, per le idee carine. Io mi sono appena innamorata. Hai visto la lampadina che fa i colori? Ah sì, anche quella è molto carina da vedere in camera. Sì, quelli li avevo visti da un po'. Non sono una novità, è solo che adesso li hanno messi tutti insieme. È una chiappa a polvere, ma è bellissimo. Ma di che parliamo? Bellissimo. E da chiuso mi sa che è come questo bianco, e poi se vuoi lo tiri, lo apri. Come questi qua, no? Tutta questa serie qui. Ma io le voglio tutte, come facciamo? Robby mi ha lasciato un po' troppo in anticipo in Corso Palladio e quindi mi sto facendo una passeggiata prima di iniziare a lavorare. E nulla, mi sto godendo la giornata. C'è abbastanza giro per essere una giornata fondamentalmente di pioggia. Quindi dai, chissà che ci sia un po' di movimento. Uguale a quello vecchio che hai distrutto. Ma il tuo amichetto? E dov'è il papà? Dov'è il papà? Dov'è il papà? Dov'è? Capocane. Dov'è il papà? Capocane. Dov'è papà? Dov'è? Dov'è il papà? Vieni a capocane, mamma mia. Dov'è il papà? Vieni a capocane. Dov'è? Vieni a capocane. Dov'è? È lì? Dov'è? Ma me lo dai lo sacchiotto? Che così vai a prendere il papà? Lo lasci? Dov'è il papà? Vieni a capocane. Dov'è? Eccolo, eccolo, Capocane. eccolo. Capocane.
Mi fa morire. Ma non lascia mica il suo sacchiotto, Buongiorno, non so dove guardare. Vabbè, comunque, buongiorno. Come state? Io oggi sono di riposo, yay! E nulla, insomma, sono a casa, mi sto rilassando, sto facendo compagnia a Merlino. C'è anche Polpetta, perché giustamente io mi rendo conto poi, perché adesso è quel momento del lunedì dove io ho montato il vlog di questi giorni, no? di questo fine settimana. Ed è il momento in cui io mi rendo conto che non vi mostro mai Polpetta, ma per il semplice fatto che Polpetta, ad esempio, viene a letto a farsi fare le coccole, scusate per sto coso, viene a letto a farsi fare le coccole quando le luci sono spente, quando anche noi stiamo già andando verso il mondo dei sogni, perché allora viene lì, si struscia, si fa fare quelle coccoline, sai, quelle tranquille, rilassate. A lei piacciono quelle cose lì. E mentre Merlino, lui viene all'inizio, si prende un po' di coccole e poi va giù perché lui ha troppo caldo. Vero, Cicciona? E tuo fratello ha caldo per dormire sul letto, mentre a te piace, ecco. Anche lei vorrebbe uscire come Merlino, ma lei poi non mi torna a casa fino a oggi pomeriggio e non mi pare il caso. E nulla, insomma, quindi è per questo fondamentalmente che Polpetta non la vedete quasi mai, solo ed esclusivamente per questo, perché altrimenti figuratevi, cioè... per noi sono esattamente uguali, anzi Roberto ha anche una preferenza per Polpetta, quindi assolutamente non è che maltrattiamo una o la lasciamo alla vita, allo stato brado, insomma, anzi. Detto ciò, io spero come al solito che questi vlog vi facciano piacere, che vi tengano compagnia, che Polpetta non mi strappi tutta la tenda. Ok, forse così mi vedete anche meglio in realtà, ma non so quanto bene sia. Comunque appunto, che c'è? Appunto che questi vlog vi tengano compagnia. Se vi piacciono questi vlog e gli altri video che io pubblico con calma e per piacere, di solito appunto il lunedì e il venerdì, vi invito a mettere un mi piace e soprattutto ad iscrivervi al canale. Giuro che quando ritorneremo intorno ai 1000 comincerò a dirlo sempre meno, è solo perché vedo che appunto le visualizzazioni sono più alte delle iscrizioni, quindi magari qualcuno anche per pigrizia a volte non si mette lì, non fa, non briga, quindi solo per questo, altrimenti veramente non vi romperei le scatole, cioè figuratevi, cioè, boh, poi non ci guadagno niente, quindi potete immaginare, però insomma mi farebbe piacere, ecco, questo sì. Detto questo nulla, io vi mando un bacione, finisco di editare questo vlog, ve lo metto online, non so bene per che ora, insomma, però insomma cercherò nel pomeriggio, anche se effettivamente quando pubblico la sera forse siete perfino più attivi, perché giustamente c'è gente che lavora il lunedì, Ross, che dici, vabbè, non importa, io ve lo pubblico comunque nel pomeriggio, così ai primi commenti riesco a rispondere con tutta tranquillità e poi con gli altri rispondo piano piano, ci mancherebbe. Anzi, vi vedo sempre più attivi nei commenti, quindi mi fa super super piacere e vi volevo ringraziare anche per questo. E adesso basta, giuro, la smetto di parlare, sono 4 minuti di blateramenti inutili. Vi mando un bacione, di nuovo, non so a che quota siamo, e vi saluto. Ciao!